Marini, autrice anche lei di un albero per i 100 autori. Che cosa rappresenta il tuo albero? Il mio albero rappresenta la dolcezza, perché il Natale è la festa del sentimento, bellissima, è la festa del sentimento e dell'amore, e quindi ha le stelle, allora vediamo un attimo come te lo posso descrivere. Ho scelto argentato perché mi piaceva la luce, perché il Natale è un momento di anche di raccoglimento spirituale, e c'ha tanti tanti elementi, però il marabù che ha la morbidezza, poi ci sono tanti accessori, gioiello, e l'abbiamo fatto, l'ha fatto la Seruzioni Diamond in collaborazione con la Luxury. Valeria, sappiamo quanto tu adesso ci tenga la solidarietà, sia per quanto riguarda questa sera per i profughi di Lampedusa, ma anche per gli alluvionati in Sardegna. Infatti domani ci sarà una serata molto importante, The Peace of the Children ha dato spazio per aiutare gli alluvionati di Sardegna e abbiamo organizzato una lotteria e una raccolta fondi. Noi naturalmente di questo ci fa molto piacere che si faccia qualche cosa anche per i nostri amici sardi. Assolutamente, è doveroso, ma questo è proprio anche un appello, perché hanno bisogno d'aiuto e ognuno di noi può fare tanto. Valeria, puoi salutare i nostri amici di HTO e augurare loro buon Natale? Di baci stellari.